quali siamo qua per pullare su Instagram. Ovviamente vi ricordo due messaggi molto importanti, cioè ovviamente il primo di non mancare oggi pomeriggio in live alle 2:30, alle 14:30 per l'11° episodio di Vita Secondo Wayne, dove andremo all in e ho già shoppato su Istin, 11° episodio. Oltre a questo, ragazzi, vi ricordo anche di iscrivervi al canale, obiettivo entro fine anno 30.000 iscritti, conto su di voi, te che mi stai guardando iscriviti, ti ringrazio in partenza, detto questo, grazie e buona visione! Bentornati oggi su Grand Cross Jump, perché sì ragazzuoli, siamo qua per andare a vedere insieme la nuovissima Istin Halloween. Ebbene sì ragazzuoli, il personaggio che ha fatto molto parlare di sé, ma ovviamente come al solito domani uscirà lo showcase e vedremo, tirando un po' le somme, quello che farà il personaggio in tutto e per tutto, ok? Ma prima di iniziare andiamo subitissimo a vedere cosa hanno aggiunto. Cosa hanno regalato nei gift. Abbiamo, ok, questo qua è una clessidra molto buona. Poi se non erro due gemme abbiamo, se non mi sbaglio, esatto. Poi hanno anche aggiunto il login bonus, quello delle 100 gemme giornaliere, cioè, magari delle 100 gemme, che è il login bonus, quello dello speciale 10 anni di Nazionale Utenza, e che sono 100 gemme divise in una settimana. Quindi il primo giorno 30 gemme, poi 10, poi 10, poi per finire con 20 il settimo giorno. Oltre a questo abbiamo poi l'aggiunta di una multigratis ottenibile subito al day one, per appunto del banner per la nostra Istin. E oltre a questo abbiamo anche un coin di Elaine, una copia di Elaine di Halloween blu, per appunto ottenibile a completamento delle 5 missioni. Oltre alla multi gratis abbiamo anche altri eventi, la storia, abbiamo altre cosette, tra cui l'evento speciale del Belmont e dell'originale, dove lo potremo fare in aggiunta altre volte e ovviamente ricevere vari reward. Sono, diciamo, una versione di Halloween e ovviamente sì, stavo per dire di Natale, ma no, di Halloween. Molto carino questo, che è vestito da Halloween con la zucca, mentre il Belmont è molto strano, cioè si vede che è cambiato, ma si è nata molto meglio rispetto all'originale. Andando a parlare ovviamente, ragazzi, della nostra Istin, ricordo ancora una volta, oggi pomeriggio in live si pulla all-in su questo banner, 11° episodio di Vita Secondo Whale. Siamo qua per parlare di Istin Halloween, personaggio che attualmente non sembra avere spiccato nel metec, non è che sembra arrivata così con il trampolino d'oro, anzi si è messo completamente l'opposto, vogliendo il banner che può essere tranquillamente giudicato come una merda amplificata in una maniera clamorosa, ok? Comunque, banner a 600 con solamente Istin al garantito, banner ovviamente con un GC6 al 100, dove lei ha il 16% di rate, gli altri al 9%, ma attenzione, banner classico 3%, dove lei ha lo 0,5, quindi la rate up solo lei, e tutti gli altri hanno lo 0,27. Oltre a lei ovviamente troviamo tutti i personaggi di Halloween usciti in questi anni, e tra cui di Mel. Halloween, Gila, Elaine, Loxy, Shin, Gother, Matrona, Slater e Diane. Sono tutti personaggi di Halloween degli ultimi anni e sinceramente, anzi addirittura sono anche in fila, letteralmente anno 1, anno 2 e anno 3. Quindi questo è il quarto anno, il quarto Halloween, ecco, per quanto riguarda Grand Cross. E quindi sicuramente questa Istin è il personaggio nuovo, tra poco ne arriveranno anche altri, perché in teoria se mantengono, no, questa regola è sempre stato così, sono per 3 anni 3 PG Halloween ad anno, quindi insomma si suppone che ne arrivi un altro di banner Halloween. Comunque, ragazzuoli, banner che ovviamente fa pietà solo da guardarlo, è un banner totalmente di merda, detto proprio papale, non serve a un cazzo. Non mi venite a dire ormai nel 2022 che Matrona serve come all'inizio del 2022 o comunque fine 2021, e lo stesso a maggior ragione a 2 anni, letteralmente 2 anni di distanza, Gother Halloween, perché ormai anche Gother Halloween, ragazzi, non si gioca quasi più da nessuna parte, o per meglio dire esattamente come per Matrona, ma Matrona meglio, si gioca in qualche modalità, però ormai è sostituibile da 12.000 personaggi, quello che fa Gother ormai si gioca ovunque, nuovamente Gother Rosso, quindi diciamo che anche
PvP, se lo volete giocare per certi aspetti e per molti aspetti è meglio Gotham Rosso. In tante modalità Gotham Rosso è ancora meglio, e quindi diciamo che c'è stato un calo, soprattutto in quest'ultimo anno, di Gotham Verde, che non gioca più nessuno, e facendo un attimino risalire il Gotham Rosso, che è tornato un po' quasi quello in auge, ok? Quindi, per questo per dirvi che non si pulla più sul banner perché è presente Gotham Verde. Ve lo dico tranquillamente. È un personaggio forte, è un personaggio che serve e che comunque merita il tier god come nelle varie tier list, lo stesso vale per il rosso, però ormai è esattamente come per Matrona, non è più quel personaggio che dici ehi, senza questo non la faccio. Lo stesso ovviamente vale per Matrona, come ho detto poco fa, perché ad esempio lei all'inizio il cervo, ah, si fa solo con lei, piccione, ah, bene, ok, va bene, sì, però peccato che ormai dopo 7 mesi dall'uscita del cervo, quel che cazzo è, ormai si fa il piccione e il cervo, e tra poco, manca 2 mesi, tipo anche i lupi li faremo con qualsiasi team del gioco, cioè ormai veramente ci potete andare sul piccione e sul cervo, col team full slime, col team demone, ci potete andare con qualunque cosa, mentre all'inizio lei era indispensabile quasi su tutti i team, e c'erano molti meno team, quindi diciamo che ormai questo ampliamento di possibilità su tutte le modalità rende ovviamente che i personaggi che un tempo erano indispensabili mere ciofeche che da collezionismo, ok? Quindi diciamo che questo è il succo della questione. Comunque ragazzuoli, andando subitissimo a vedere il banner, ripeto, è una merda, secondo me non conviene minimamente pullare, questo banner è uno dei pochi banner Halloween da skippare a peppari, letteralmente, perché anche la stessa Istin domani uscirà lo showcase, la vedremo per bene anche oggi in live, però non si va a fare un cazzo, c'è da dover essere un personaggio che va nel team umani, buffa il team umani, però il team umani è 10 volte meglio così, cioè ad ora, senza averla provata, quindi solo basandomi sulla lettura della carta, sembra letteralmente quello che era Shander Demone per il team umane. Cioè, letteralmente quello. Ok? Che tra l'altro è pure la stessa cosa, perché se ci pensate, Shandler normale, cioè Shandler normale e Shander Demone. Il demone lo possiamo vedere come l'Awakening di Shandler, no? Quello normale, ed è lo stesso questa Istin. E questa è la Istin Imperatrice del Mare, che è l'Awakening di quella base. Entrambi giocano nei loro team razza, demoni e umani, ma entrambi non ci giocano perché i team già esistenti sono più forti senza di loro. Quindi è la stessa identica situazione di Shandler per il team demoni e lei con il team umani, identica cosa. Cosa fate? Mettete Twigo davanti, lei in back? Bene, levate Van Purgatorio per mettere lei. Conviene levare Van Purgatorio dove ancora oggi con la ulti 6-6 scoppia tutti? Non credo, ma non credo. E tra l'altro è un PC che comunque andrebbe maxato, e chi di voi ha maxato Istin Imperatrice dell'Oceano, soprattutto maxandogli le skin, perché comunque dovrebbe essere le stesse, tipo, chi di voi ha maxato le skin? Penso nessuno, perché è un PC di merda pure quell'altra, quindi capite un attimino. Questo personaggio non ha proprio senso, cioè ci dovesse investire sopra per un personaggio che già di suo nasce morto tranquillamente, perché invece il team di Reinhardt va benissimo così com'è. Levi, Twigo, Arthur, Reinhardt o Ban, è un team perfetto. Tanto un tempo, e lo dico anche in questo video, questo è un personaggio, secondo me, pensato pre-Reinhardt, tranquillamente. Perché prima di Reinhardt c'era un posto vagante nel team di Ban, no? C'era Ban, Arthur, Twigo in back fissi, e poi c'era il quarto, che era il terzo in main, che poteva variare. C'era Terry, c'era Kyo, c'era Istin Rossa, no? Sono variati nel tempo i personaggi. Quindi lì c'era il posto vagante, ma ora che c'è Reinhardt, il posto vagante è stato rimpiazzato e tenuto fisso. Quindi, ma di che stiamo parlando? Chi levi? Ban per lei? Ma chi ve lo fa fare? Comunque, cioè, è letteralmente come dire, vado nel team demone e levo sta russa. Uguale, cioè stessa cosa. Comunque, ragazzuoli, io facciamo subitissimo una multi, il resto lo faremo oggi live. Ricordo che per i vado in S100 sono una multi, per i banner fest sono 2 multi nel video, e quindi, let's go. Se la dovessimo trovare in live in video, comunque sarò costretto a fare l'all-in, quindi ci importa poco, ma comunque, come al solito, non è che brilliamo al miracolo, perché le multi del video fanno sempre schifo. Ehi! E invece, fanno sempre schifo, e invece un SSR c'è. Se la dovessi trovare la prima, impazzisco. Tra l'altro, mi manca una copia di Gotham Halloween per farlo 6-6. Quindi, Gankos, se mi vuoi ascoltare, una copia di Gotham Halloween ne potrei godere tantissimo. Ma torno a Cerro Jarzei, quindi mi importa, giusto. Guardiamo un po'.
non per utilità, è perché praticamente salvo Bo e forse in uno stage della Tower non si giocano più nessuno dei due, quindi vabbè, cioè Matrona di più, c'è chi ancora dice Matrona è best PG per il cervo, sì vabbè sti cazzi, ma il cervo lo fa occhi chiusi con qualsiasi team, dai, non è più una motivazione ormai. SSR! Io devo continuare a pullare. Porco due. Io devo continuare a pullare questa mele. È bellissima esteticamente. Però il PG, quello che fa in game, non voglio che si fa in ten, fa schifo. Istin, trovata nel video. Cioè, non ci credo, non succedeva. No, raga, comunque è vero. Cioè, è assurdo. Anche l'anno scorso trovai a Matrona la prima multa in video. No, raga, ma nel Halloween mi amano a me. Cioè, anche contro Halloween mi fu che fu la stessa cosa, mi sembra. Vabbè. Cioè, non so che dire, cioè, si può chiudere qua, che cazzo devo dire, raga? Cioè, veramente. Comunque, boys, Istin trovata. Comunque, oggi, cioè, potrei tenermi la sculata e non fare l'online, però invece sono costretto a fare l'online, anche perché ho anche altri 65 ticket, che cazzo me ne fo. Quindi, vabbè, sono costretto a pulire ad un bundle dove... Non c'è. Vabbè, ragazzi, lasciate like, per favore, per pietà. Sono costretto. Iscrivetevi ovviamente qua sotto al centro. Rimane tutti gli altri video. Ma resti sinistra, sbaglia scheda. Lo sapete. Istin è portato a casa. E oggi la porteremo 6-6. E tutto questo. Let's go, boys. E ciao a tutti, ragazzuoli.